Ha la parola il presidente dell'Associazione Familiari Vittime della Strage alla stazione di Bologna, Paolo Bolognesi. 2 agosto 1980, 37 anni fa. Chi allora c'era non può dimenticare quello che ancora oggi rimane il più sanguinoso attentato terroristico del dopoguerra in Italia. Chi allora ha visto con i suoi occhi lo sempio di una bomba fatta esplodere nella stazione di Bologna il primo sabato di agosto non potrà più cancellare quelle immagini. 85 morti e 200 feriti. Durante questi 37 anni non si contano le volte in cui ci è stata fatta concretamente percepire l'ostilità di uno Stato che, attentissimo ad esaudire i desideri dei carnefici, si è mostrato invece sordo ai bisogni delle vittime e sostanzialmente disinteressato alla necessità di arrivare alla completa verità. I principali esecutori materiali dell'attentato del 2 agosto, i fascisti Valerio Ferravanti e Francesca Mambro, nonostante i numerosi ergastoli e i 98 omicidi a loro carico, sono liberi da anni perché incredibilmente per lo Stato italiano hanno già scontato la loro pena. Noi familiari delle vittime, invece, dallo stesso Stato che libera gli stragisti, aspettiamo ancora la piena attuazione di una legge del 2004, la 206, che i funzionari dell'INPS e dei ministeri in questo decennio si sono impegnati a non applicare, contestandolo, addirittura negando la sua specialità, costringendoci così ad intraprendere estenuanti e costosi ricorsi giudiziari e amministrativi. Siamo stati traditi da chi doveva stare al nostro fianco. Gli impegni presi non sono stati mantenuti. Coloro che ricoprono incarichi di governo non sono stati all'altezza del loro ruolo. Questo è il punto. Siamo stanchi dell'immobilismo e delle mancate risposte. E siamo anche stanchi dell'ambiguità che mostrano troppo spesso gli uomini che sono stati chiamati a presiedere le istituzioni. Siamo convinti che la memoria non sia un bene privato delle associazioni, ma un patrimonio collettivo che istituzioni e governo dovrebbero impegnarsi a conservare, trovando i fondi necessari per digitalizzare i documenti giudiziari ed impedirne l'usura e quindi la scomparsa, al preciso scopo di rendere consultabili i dati storici che possono consentire di far emergere la verità. Arrivare alla verità è un processo complesso ma non impossibile, basta volerlo, come dimostra la recente sentenza della Cassazione che finalmente, dopo 43 anni di omertà e depistaggi, ha confermato gli ergastoli all'ex ordinarista veneto Carlo Maria Maggi e all'allora informatore dei servizi segreti Maurizio Tramonte, quali responsabili della strage di Piazza della Loggia, che non è più un eccidio impunito. Se dopo 37 anni di battaglie contro depistaggi apparati per arrivare alla verità sui mandanti, qualcuno crede di scoraggiarsi tentando di seppellire la vera storia della cupola eversiva stragista che abbiamo compreso e stiamo comprendendo, può darsi pace, perché non ci arrenderemo. La nostra storia lo dimostra, nel nostro lungo percorso ci sono stati momenti duri, perché la ricerca della verità in questo paese è stata ed è una battaglia difficile che non si può fermare. E questa battaglia è stata possibile grazie al sostegno e al contributo di ogni cittadino che crede che essere qui oggi sia un valore da conservare. Molti avrebbero voluto e vorrebbero questa piazza vuota, ma la vostra presenza così numerosa testimonia la società civile non intende chiudere la ricerca della verità sulla strage di Bologna e sul periodo che ha visto il terrorismo e lo stragismo come forma di lotta politica. Sostenuti dalla forza della verità che questa piazza rappresenta a tutela presente e futura della democrazia, continueremo la nostra ricerca delle verità. Grazie di essere qui, grazie di essere al nostro fianco.
Sappiamo che la memoria ci serve per continuare con valori chiari e prospettive altrettanto chiare la battaglia per un futuro migliore.